L'ex corteggiatrice di Brando e Frikian, Raffaella Squotto, ha fatto preoccupare i suoi fan confessando di dormire in auto. Ecco perché Raffaella Squotto è l'ex corteggiatrice scelta dal tronista Brando e Frikian a Uomini e Donne. Solare, bella e determinata, la ragazza ha molto seguito su Instagram, dove ama condividere consigli di skincare, i suoi outfit e post della sua vita quotidiana, fatta di famiglia e amici. In molti stanno criticando il fatto che non stia postando molti contenuti in compagnia di Brando, ma pare che i due siano molto impegnati professionalmente per potersi vedere. Dato che vivono una relazione a distanza, lui è di Treviso e lei sta a Napoli. A parte questo, di recente la decisione di Raffaella di dormire in auto ha fatto molto preoccupare i suoi fan. Ecco cosa è successo. Perché Raffaella Squotto ha deciso di dormire in auto. Raffaella Squotto ha fatto spaventare i suoi follower quando, in una recente stories su Instagram, ha dichiarato di aver deciso di dormire in auto. Una scelta inconsueta che però ha un motivo molto serio. Raffaella vive infatti a Napoli e di recente ai Campi Flegrei ci sono state delle scosse di terremoto molto forti. Data la gravità della situazione e lo spavento, la Squotto ha deciso di passare la notte in auto, in attesa che la situazione potesse assestarsi. La ragazza ha infatti postato una stories in cui si vede lei e ha scritto: "Buonasera amici. Grazie per tutti i messaggi di vicinanza che mi state mandando in direct. Sono grata. Stasera dormiremo in auto perché l'ultima scossa fatta è stata di magnitudo 4.6 e ho letto dal giornale che è stata la più forte degli ultimi 40 anni, quindi dato che sono perenni e forti, preveniamo anche perché in casa è difficile dormire." Insomma, l'ex corteggiatrice ha confessato che lei e la famiglia hanno deciso di dormire in auto perché in casa, con il pensiero delle scosse, sarebbe stato difficile dormire. La Squotto ha continuato dicendo: "Però stiamo bene, siamo in allerta, siamo tranquilli. Possiamo solamente prevenire e fare il nostro." Insomma, lei e la sua famiglia hanno deciso di prevenire il peggio restando in auto, prima che la situazione di emergenza potesse rientrare. Intanto l'ex corteggiatrice ha ricevuto tanto affetto che sicuramente le darà la forza di affrontare questo momento difficile e di spavento.